Tutti amici ben ritrovati, sono Smetterri e sono tornato qui con Secret Unity, sono tornato con Arnaud nella Francia rivoluzionaria. Oggi, nonostante la fine del gioco, ho deciso di implementare alla mia collezione di video playlist anche il DLC Death Kingdoms, comunque il DLC che comprenderebbe questa espansione che ci potrebbe nella a Saint-Denis. Infatti, come dice qua, non c'è la città di Franciade, dove i francesi hanno sepolto i loro. Questo contenuto è una parte delle sequenze scaricabili di Assassin's Creed Unity Dead Kings. E qui ci potrebbe una cittadina di Saint-Denis, dove sono sepolti tutti i re francesi, e che sarebbe un, diciamo, un torre di viaggio per la redenzione di Arnaud Dorian. Direi che ci basta solo, diciamo, raggiungere la cittadina. Quindi, bando alle ciance, e con questo nuovo viaggio per inizio. Let's go! Ciao, forse abbiamo trovato una specie di glitch. Aspetta. Tu, se vuoi bere, prima devi pagare il conto. Su, calma. Eccomi. Credevo che fossi morto. Che modo bizzarro per dirmi grazie. Ha ricevuto il mio messaggio? Lo faccio, ma poi lascio la Francia. C'è un posto su una nave da Marsiglia per l'Egitto fra 4 giorni. Hai già idea di dove si trovi il manoscritto? Condorcet si sentiva braccato. È sparito per 2 giorni prima dell'arresto. E ha lasciato questo. Il manoscritto deve essere nella tomba di Luigi IX. Nella cripta reale? Oh, state attento, signore. I fantasmi dei re si aggirano là dentro. Quando intrappolano una vittima, poggiano sul suo viso una corona fatta di pugnali, infilzano gli occhi e quelli scoppiano come gli acini d'uva nella pigiatura. Oh, mi farebbe molta più paura salire sul trono di Francia. Quanto all'uva, fai il tuo lavoro. Sì, signore. Trova la tomba con questo stemma e recupera il manoscritto. Ci rivedremo fra 3 giorni. Alla tua, Arno. Bene, in questo nuovo viaggio. Questo ricordo è anomalo. Ci tagliava fuori dai dati Helix. Bene, in questo nuovo viaggio circolerà anche il marchese Sade, che hanno, diciamo, penso fosse morto. Comunque, siamo qui in ricerca di un manoscritto prima di partire per Egitto. Credo che poi da lì. Ora è a posto. Ehi, ma dove ci sta portando? Un'altra sequenza di DNA, credo. Non resta che scoprirlo. Bene, dopo questo. Arnaud vuole ritirarsi in Egitto, penso per accompagnare Napoleone nella campagna d'Egitto che scoppia nel 98. Ora dobbiamo entrare nella cripta reale senza entrare in conflitto. Non sarà facile, ma ci proveremo perché non conosciamo niente il luogo. Che schia più così. La cripta reale deve essere sotto la basilica. Gli affari tuoi, cittadino. Hai un appuntamento, Saluti, cittadino. Conscience, pas moi. Ce sac à vin peut faire du montage. Ok, ho dato un'assistenza per poter, diciamo, entrare. E da qui presa possibile. Quanti soldati?
morto molto bene. Quando torniamo a ricerca va. Ok, se riuscite a entrare nella cripta, almeno penso, dopo non si riusciva a non attirare attenzione perché in qualche modo c'è sempre qualche soldato. Però siccome questa è la cripta, quindi posso entrare magari dentro. Fino a cercare la scritta Tomb Raider Luigi. Dove ti nascondi, Luigi? Luigi no, poi. Sono qui tante molte tombe. E non trovo Luigi il nono, che mi sbaglio fu santificato, non mi ricordo male. Forse è questo messo che ha lo stesso simbolo. E infatti non lo trovate, forse. Era ovvio. Dov'è? Merda. La porta del tempio è qui. È sulla mappa. Non c'è niente. E ho perso tempo dietro a queste pandonie. State offendendo il mio onore. E il tuo onore di soldato. Non farmi ridere. Puoi rompere il tuo contratto. Ma anch'io sono libero. E sai già che cosa voglio. Chiedo scusa, capitano. Ho inteso che c'è una lista delle reliquie rubate da quella tomba. Posso condurvi da loro. È un'alternativa al tempio. Non è questo che voglio. Guardami negli occhi quando ti parlo. Tu sai cosa voglio. Sì. Bene, siamo d'accordo. Trova il tempio e forse uscirai da qui vivo. È stato un piacere. Aiuto! Bene, a quanto pare abbiamo incontrato un losco individuo che dovrebbe essere non Rose. Cittadino. Indietro, spettri! Che è quello scappo? Cosa del genere, però non lo sono. Indietro, spirito! Indietro! Ecco, lo spirito. Che è successo? Oddio. È morto, cittadino, mi dispiace. Requiescat in pace. A te non servono più, non ti dispiacerà. Sei morto. Grazie, amico. La mappa. Lista di Dom Poirier delle reliquie rubate nella biblioteca. Conterrà. Ho tenuto L3 per accendere e spegnere l'antenna. L'antenna è vuota, trova una giacca. Quindi cose che ho visto prima, tipo questa. Se già le servono per appunto per poter accendere. Trovi modo nelle superfici. È stato difficile. Di qui? No. Oh,
schifo, non capiamo l'antenna che è lontana, però che schifo. Bebbe via. Comunque, abbiamo cercato di tornare indietro, se possibile, in qualche modo. Ma dove sarà? Scende. Di qui non volevo riuscire trovato forse. Poi, da segreto, anche andare no. Wow. Io non ho più grimaldi, quindi posso più aprire le carte. Le forse così posso più aprire. No. Oddio che c'è lì. Lo sono andato avanti, però per sicurezza. Giara, vieni qui. Ecco. Ci servirà il fuoco contro questi bei pipistrelli che ci fanno del male. Sono Batman come voi. Ok, ci hanno fatto uscire in qualche modo, perfetto. E ora mi torna all'abbazia. Bene, bene. Ma che c'è di male a camminare normalmente, come tutti? Ma che volete? Io cammino come voglio. Va, il bette caretello cammina come voi. Oddio, se c'è la base sia in costruzione o se sia semplicemente stata distrutta e quindi ora... Perché questa vecchissima sta palazzina di Saint-Denis, non ricordo male. Mi tornare dentro? No, mi sa che mi tornare dentro. Devo tornare dentro. Che entra la musica è inutile, io sono inutilmente sprecando roba inutilmente. Ma allora cerchiamo di andare all'abbazia. È tutto niente, cosci niente. È tutto. Ma niente, cosci niente, dormi. Perché sparare? Non c'è nessuno. I gioielli reali. Come riportiamo l'ordine? Prega per un vero governo. Non posso. Mi arresta. Quindi quel monaco, Don Poirier, ha tenuto traccia di tutti gli oggetti rubati. Ha visto i ladri all'opera e li ha seguiti. Che succede? Un attimo. Non può essere andato lì. Che strano. Non sarà mica svanito nel nulla. Questo casino. Brutto figlio di... Oh. Mi sono fatto scappare. Morto mentre facevi il tuo dovere. Ti sei sepolto. Ti sistemo io, amico. Sparite tutti, via! Si da fa anche questa secondaria, opera centrale nella biblioteca. E mi sa che ce la sono entrata. Questo è loro, sì, facile, facile, ok. Sono soldati quelli. Non si sfugge mai alla giustizia! Ok, qualche modo riuscito ad entrare in questa che dovrebbe essere la biblioteca, me lo penso. Manco non mi dà quindi niente. Eccoli. Ma quella... Cioè, io sono nella biblioteca. Dove trovo la casa, salve. Cosa ho recuperato?
più fondo? La lista di Don Poirier. Ecco qui, manoscritto di Condorcet. È nella vecchia Casa Rossa. E poi un nome, Leon. Don Poirier ci ha dato la lista. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo scappare, no? Fuggiamo dall'abbazia. Ancora qui è pieno di... questa serie di uccisioni forse non ce ne uscire. Ce l'abbiamo fatta, sì. Beh, questa prima missione è stata compiuta. Non sono riuscito a entrare in conflitto. No, a non entrare in conflitto, ma vabbè. Ci sono stati 15.000 fiorini, è libre, davvero buono. Comunque, sono riuscito a svolgere questo primo ricordo. E penso che come introduzione a questo nuovo intro possiamo finire qui. Quindi, vi invito a lasciare un like in caso il video vi sia piaciuto, commentate la vostra, cosa avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se riceve notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, lo farei live, e sopra i social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere di più sul mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, nostri Terry, pass, chiudo.